il risultato è la cosa, però è secondaria rispetto alla prestazione. E ciò che proprio non mi è piaciuto è stata la prestazione. Siamo stati disordinati in battuta, disordinati a muro, disordinati in difesa. Loro ovviamente lo sapevamo, era una squadra molto molto ordinata, precisa, che battevano bene. Dovevamo fare una prestazione sulla falsariga di quella che abbiamo fatto. Io l'avevo preannunciato, questi assomiglia molto a Viadana, e effettivamente è vero, hanno uno stile di gioco molto molto simile. Forse il loro posto attacca un po' di più rispetto a quello di Viadana. Però diciamo che nel match siamo mancati noi, la loro prestazione, il loro compito l'hanno fatto in maniera egregia e mi complimento con loro. A noi è mancato quel qualcosina, dai la tensione, dai la sensazione che era una finale e non si è abituati a giocarle, dai il pubblico e ovviamente il risultato è andato dall'altra parte. Loro hanno due giocatori che battono una jump float molto molto tesa, che è proprio forse anche di categoria superiore. Bisogna che troviamo subito le contromosse e lavoreremo anche con questo, con lo staff, lavoreremo con i giocatori e proveremo a sistemare. Ovviamente sistemata la ricezione ci sarà da sistemare anche il discorso un po' mentale dell'atteggiamento, perché ho visto un po' di timore, un po' di fretta di vedere i punti finiti, quando dall'altra parte invece c'è una squadra che difendeva tantissimo, creava seconde, terze situazioni e noi purtroppo non siamo stati in grado di gestirle. A me piace tantissimo la fase break, ci lavoriamo, siamo veramente bravi a farla. Con Mantova abbiamo fatto una partita impeccabile in fase break. Ovviamente serve anche l'avversario che ti permette di fare la fase break. E il nostro non abbiamo battuto, non abbiamo difeso, pochi contrattacchi e poi quei qualcuni di cui abbiamo anche sbagliati, di conseguenza il punteggio parla chiarissimo. È andata male, reazione subito, volontà e lavoro e sudore. Di solito, almeno a me capita che appena succede un infortunio i giocatori, non dico hanno una reazione, ma gli avversari crescono e coprono ulteriormente, perché sanno che entrando uno nella panchina, e loro dico che non ne abbiamo approfittato per merito loro, perché i due giocatori che sono entrati hanno stabilizzato ancora di più la ricezione rispetto ad Otto, perché il giocatore che è entrato ha ricevuto veramente in maniera encomiabile. Ovviamente noi non abbiamo battuto come dovevamo, di conseguenza il loro valore è uscito. Ma parlo di valore dell'avversario, perché loro hanno giocato veramente una bellissima partita.